Per esempio, a me seccherebbe tanto, anzi mi è seccato tanto in passato, essere preso in giro da quelli che ti promettono mari e monti e poi alla fine della fiera uno resta anche deluso, come sono rimasto deluso anch'io, se non addirittura un pochettino arrabbiato, in quanto le cifre stabilite non sono mai quelle. Qui dal loro caso ho trovato un rendiconto ben dettagliato, nero su bianco, la realtà del mercato immobiliare in Cassano Magnago. Più che nero su bianco, addirittura su una bella lavagna mi è stato spiattellato lì il valore reale del mio immobile. Con tutto, con le classi di merito energetico. Io ho anche ricevuto una sgradita sorpresa che era il mappale da rifare, la piantina da rifare, ma comunque Loreto Casa mi ha sempre tranquillizzato dicendomi che il geometra a disposizione qui c'è sempre, infatti si è occupato il geometra di andare al catasto, ha fatto una piantina nuova. C'è un altro problema col comune di Milano dove io mi sono sposato, visto che bisogna produrre c'è il certificato di matrimonio, complice agosto, col notaio che quasi quasi mi dormiva sullo zerbino. Mi hanno risolto anche quello, anche quel problema se n'è andato per conto suo. In un mese, considerato che il mese era praticamente agosto. E non c'è stato neanche il tempo di metterla in pubblicità. Certo, dietro c'è un bel lavoro, lo riconosco. Sicuramente ce l'hanno messa tutta. Andrea, il titolare, ha fatto soltanto 5 giorni di vacanza e gli sono stati avvelenati dai miei problemi. Cavoli, solo un mese è un tempo brevissimo, quindi consiglierebbe Loreto Casa ai suoi amici conoscenti? Ai conoscenti, anche quelli che non conosco, tutti lo consiglierei proprio disinteressatamente a chiunque. Non perdete tempo ad andare in giro, fate in fretta. Se voi pensate di fare il fai da te, ciao, non ce la farete mai.